A tutti buonasera, buonasera dal TG Prato. Ancora un caso di meningite, un anziano ricoverato da ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano. Si tratta di meningococco di tipo C, vi dice tutto Claudio Vannacci. Ancora un caso di meningite a Prato, l'ennesimo in Toscana e il secondo in città da inizio anno dopo quello della giovane di 27 anni, fortunatamente uscita dalla terapia intensiva e dimessa dall'ospedale. Questa volta è stato colpito un uomo di 72 anni che da ieri è ricoverato al Santo Stefano in rianimazione. L'uomo si è sentito male martedì, ma solo ieri la situazione è precipitata con il trasporto d'urgenza in ospedale. I sintomi erano quelli inequivocabili della meningite e gli esami hanno confermato l'infezione da meningococco di tipo C. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ha prontamente attivato tutte le procedure per la profilassi e sta sottoponendo già dalle prime ore di questa mattina a copertura antibiotica i familiari e le persone che nei 10 giorni precedenti all'esordio dei sintomi del paziente hanno avuto contatti stretti e ravvicinati con lo stesso. È in corso l'inchiesta epidemiologica per ricostruire luoghi frequentati dal paziente, sempre nel periodo di 10 giorni dall'esordio dei sintomi. Tra le persone sottoposte a profilassi ci sono anche i componenti di 2 squadre di calcio, il Prato Sport e la Grignanese, visto che l'uomo è dirigente di una delle 2 società pratesi che militano in terza categoria ed era presente negli spogliatoi durante l'ultima partita di campionato. E in serata la ASL ha comunicato che il paziente, accompagnando i nipoti, si è intrattenuto nell'atrio delle seguenti palestre. Martedì 2 febbraio dalle 17 alle 18 alla palestra di scherma di Via Reggiana 106 e sempre martedì 2 febbraio dalle 18 alle 18:15 alla palestra di pallavolo di Via Andrea da Quarata al numero 26. Chi si è intrattenuto in questi 2 luoghi, in questi orari, può rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia, ai servizi di guardia medica oppure al servizio di igiene pubblica presso il Dipartimento della Prevenzione in via dell'Avarone a Prato dalle 8:30 alle 15:30. Parcheggio dell'ospedale, da lunedì tornano in vigore le tariffe a prezzo agevolato, ma in via Foscolo le auto sono a rischio di multa, lo ha detto il sindaco. È di nuovo pace tra Comune di Prato e Gesat. La lite a distanza che si è consumata nei giorni scorsi sulla questione del parcheggio a pagamento nell'area dell'ospedale Santo Stefano e di quello gratuito, oltre che abusivo all'esterno, è rientrata. Stesso copione della scorsa estate. Il risultato è che da lunedì prossimo il concessionario dei nuovi ospedali della Toscana reintrodurrà le tariffe agevolate con il sistema degli abbonamenti per 1, 3 e 7 giorni, mentre il Comune istituirà il divieto di sosta sul terreno che si trova all'imbocco di via Foscolo e che nei progetti dovrebbe diventare nuova viabilità a servizio della zona per alleggerire il traffico da e verso l'ospedale. Da lunedì quindi chi lascerà l'auto in sosta in quello che fino ad oggi è stato a tutti gli effetti un parcheggio gratuito rischia la multa. Con buona pace e soddisfazione di Gesat, che lo scorso maggio firmò con l'amministrazione comunale un accordo che prevedeva la riduzione delle tariffe del parcheggio in cambio dell'impegno da parte del comune di inibire la sosta gratuita in un raggio di 400 metri così da non creare concorrenza. Sosta che in realtà c'è sempre stata e che, è l'accusa dell'amministratore delegato di Gesat Luca Pecchio, ha danneggiato le sue casse già provate dal minore introito dovuto alla riduzione delle tariffe. Quel parcheggio è uno sterrato che era abusivo prima e abusivo adesso e anche in futuro perché non è regolamentato da nessuna norma. Se dovesse passare la polizia municipale a fare le sanzioni, come succede a Pistoia, come succede a Massa, sono sanzioni corrette, è semplicemente una, secondo me, relazione corretta con il gestore dell'ospedale rispetto a quello che è un prezzo molto importante, se non scontato, capire quello al passo significativo che la situazione